Saranno 7.684 gli studenti del Vicentino che mercoledì 19 giugno siederanno tra i banchi per le prove di maturità. Saranno 193 le commissioni per coprire 383 classi, di cui 372 quelle statali. Stiamo nominando questa mattina sei commissari che hanno presentato il certificato medico e stiamo attingendo a quel salvadanaio di disponibilità che avevano dato i docenti. Non abbiamo invece avuto, ecco, problematiche per quanto riguarda i presidenti, grazie alla disponibilità dei dirigenti anche del primo ciclo. Esami che prevedono come prima prova il compito di italiano, una seconda che avrà per oggetto le materie caratterizzanti di ogni indirizzo e il terzo ostacolo che partirà dalla settimana successiva sarà la prova orale in cui gli studenti saranno tenuti a fare collegamenti interdisciplinari, prova da affrontare con qualche accortezza in più. Bisogna dare l'impressione di essere lì come esperti dell'argomento che si vuole trattare. Iniziare poi a parlare in modo chiaro, lento ed espressivo per poter argomentare e raccontare. E nel momento in cui può esserci la domandina a cui non sappiamo rispondere, occorre non dare l'impressione di non sapere, mai fare scena muta, magari prendere tempo per collegare un po' i pensieri, le idee. Possiamo anche chiedere al commissario di ripeterci la domanda e intanto il cervello lavora per collegare i vari argomenti inerenti. E poi cominciare a spiegare.